Sulla scia del lavoro già fatto a Teramo con l'università, mi farà molto piacere continuare con questo impegno. Io sono convinto che per Teramo, per l'Abruzzo, sia assolutamente necessario impegnarsi per traghettare la nostra comunità nel futuro. Noi negli ultimi anni abbiamo perso una serie di vantaggi relativi, dobbiamo assolutamente recuperarli, tornare protagonisti del nostro futuro, disegnarlo noi, riprenderlo in mano e assicurare ai nostri giovani delle belle prospettive. Cosa è mancato nella regione di Marsiglia in questi 5 anni? Io credo una questione innanzitutto di metodo, una visione d'assieme, un'idea chiara su come questa regione dovrà essere da qui a 10 anni, a 20 anni. E un'azione che di conseguenza mirasse a costruire, a risolvere non tanto dei singoli problemi, un approccio un po' episodico, ma una visione d'assieme per costruire una struttura, un sistema economico, una struttura culturale, un sistema sanitario, una infrastruttura dei trasporti che come tanti tasselli di un mosaico possano poi ricomporre un quadro d'assieme. D'Amico a Teramo è riuscito a ricomporre l'unione tra Italia Viva e Azione perché per le amministrative c'era stata una discrepanza. Io sono convinto che quando i progetti sono validi e quando si è in grado di elaborare delle buone soluzioni, poi queste soluzioni non possono essere condivise. È la forza delle soluzioni e dei progetti, è quello che proporremo agli abruzzesi.